Io in possesso della palla, volevo lanciarlo a mio compagno, ma non si è smarcato, non vedo nessuno. Quindi, cari tifosi, io vedo spesso su questi campi che inveite contro questo giocatore che ha questa palla. Lasciatelo fare. Ci vedremo nella prossima. Arrivederci. Forza, forza, Piola. Lo stadio è tutto un solo grido, forza, Piola. Forza, forza, Piola. Per gli sportivi non tramonterai mai più. Per gli sportivi non tramonterai mai più. Piovente sulla destra, velocissimo Serantoni, sorpassa il mediano a sinistra, Mercer. Colpo di destra al centro, entra Piola, rovesciata, rete. I ragazzi della Lazio allenavano ovviamente la prima squadra e quindi ogni tanto mi toccava l'ingrato compito di marcare Piola. Ogni volta che mi faceva un gol, quando tornava verso il centro del campo, mi faceva una carezza. Merda, da chi le ho due? No, il Sea Piola si marca di magnifico. Era una potenza, aveva un fisico eccezionale e c'era parola che quando facevamo le partitelle dovevo affrontare Piola, si girava e andava via. Vercelli, l'ultimo saluto a Silvio Piola, l'attaccante italiano che ha segnato più gol nella storia del calcio. Il signore del gol, ma soprattutto un signore, non soltanto nello sport. Il ricordo di Silvio sotto la pioggia battente, Gigi Riva, in rappresentanza della nazionale. Un ricordo, le sue avventure, le sue giocate, la sua storia ci ha insegnato a noi ragazzi a voler bene al calcio. Luciano Nizzola, presidente della Lega. Un uomo di grande umanità, un uomo semplice, un uomo che non amava la platea, non amava la scena. Giampiero Boniperti dice che Silvio Piola è un centravanti ideale per tutte le epoche, non soltanto per quelle con le immagini graffiate dal tempo. Esordito in questo stadio, il Robbiano di Vercelli, all'età di 16 anni, nel 1930. Trasferito nel 34 alla Lazio, nel 44 al Torino, nel 45 alla Juventus, nel 47 al Novara, dove ha chiuso la carriera. 290 gol in Serie A ed è ancora record. 34 le presenze in nazionale, campione del mondo nel 1938 a Parigi con la squadra di Pozzo. E se chiedete ad un ragazzino appassionato di calcio chi è il signor Silvio Piola, vi risponderà subito: quello che faceva le rovesciate. Era Piola il simbolo di una stagione lunghissima, un periodo geologico, l'era Piola appunto, davvero lontana eppure vicinissima, non solo per i tanti gol, i tanti record ancora da raggiungere e che per questo apparterranno al presente prima ancora che al passato, insomma era e sarà Piola. Mio padre in casa non si è mai raccontato molto, noi non abbiamo avuto neanche mai il racconto della vittoria del campionato del mondo e vi dirò che quando ho cominciato a rendermi conto della portata eccezionale della sua avventura nel calcio, la tentazione di farlo raccontare un po' mi è venuta, ma sapevo già che cosa mi avrebbe risposto, ma lascia perdere, dai, andiamo a vedere il Michelino che gioca al pallone. Paola Piola è una psicologa e ha deciso un giorno di riempire il vuoto di un'assenza enorme, di fare quello che fa per mestiere, esplorare la vita di suo padre, aprendo finalmente una valigia in cantina. 100 anni dopo, foto, immagini che non muoiono mai e poi ricordi, resoconti, redatti scrupolosamente dal padre in tutta la sua vita. Prima e dopo il campo, pieni di pensieri sul calcio, sorprendentemente attuali, come quando oltre 70 anni fa, dopo una trasferta, scriveva già dell'arretratezza dei nostri stadi rispetto a quelli inglesi. Pensieri conservati con il prezioso contributo alla macchina da scrivere della moglie Alda Ghiano, che del marito ha visto una sola partita perché Silvio la supplicava. Stai a casa, allo stadio si sentono troppe parolacce. Ma l'esordio, dunque io ho iniziato molto presto, avevo 16 anni e c'era nella squadra poi della gente non troppo fina, ma che si tirava su le maniche e si dava da fare, perciò dovevi correre come. Mi ricordo che, non so se la tua seconda o terza partita di campionato, noi incontriamo il Brescia. Lì c'era un certo Pasolini, si giocava col metodo, ecco quei terzini chiusi. E prima della partita proprio mi chiama
E mi dice proprio così, sniepa. Sniepa poi, mi sono informato così, era Beccaccino. Io so che è un cacciatore, che sono cacciatore, non sai cos'è. E mi dice, vedi, stelline, e mi accennava l'area di rigore. Se tu entri qui dentro, io ti rompo coi due gambe secche, perché ero alto e magro. Allora vado indietro dal mio capitano, che gli davo del lei, signor Mario era addizione, un burbero, beh, che vuoi, vede quel terzino là, quello là, sì, beh, beh, che c'è? Mi ha detto che se vado avanti mi rompe le gambe. E sai che mi ha risposto? E se vieni dietro io ti rompo il muso. Io ho detto, ma come ambiente questa divisione ha? Dove sono capitato? Oh, va, va, va. E così Piola non retrocesse mai, sempre oltre quella linea dell'area di rigore. Un'epoca diventata lunghissima, una longevità seminata e raccolta in quelle terre di lavoro, di nebbia, di riso, di risaie e di tanto calcio. Tanto quanto non ce ne sarebbe stato mai più, non solo il capoluogo Torino, ma Novese, Casale, Alessandria e la Provercelli, che in quel quadrilatero faceva la parte dei leoni, così sarebbero stati per sempre. Le bianche casacche con i loro scudetti dei pionieri già lontani, con quel calcio che qui si stava già facendo moderno, amichevoli, scambi internazionali, e poi c'era la Veloces, il vivaio si sarebbe detto fino a qualche tempo fa, la squadretta dei giovani dove spiccava già la sagoma lunga di quel Piola che sì, andava proprio veloce. 16 anni, l'esordio, in Serie A, poi i gol, tanti, 51 in 4 anni di magia bianca. La comedy. Provercelli e Fiorentina, sempre nella Provercelli, 7-2 con 6 gol da sottoscritto, un greco ancora imbattuto. L'ha uguagliato Sivori nella partita Juventus, ma hanno giocato contro i ragazzi dell'Inter, che è stato un risultato così, lui ha fatto 6 gol, ma erano i ragazzi. Piola, vercellese da sempre, era nato a Robbio Lomellina, in provincia di Pavia, in una famiglia di commercianti di tessuti. Il fratello Serafino diverrà segretario comunale a Vercelli. I suoi anni alla Veloces, insieme agli amici e compagni di una vita, De Petrini, Pietro Ferraris, proprio mentre la Pro mette in bacheca gli ultimi due scudetti della sua storia e ospita addirittura una partita contro gli inglesi del Liverpool, gli inglesi maestri del calcio mondiale. Per il giovanissimo centravanti è amore a prima vista, per il calcio britannico, per quel loro stile professionale, per il fair play, sfidarli è già il suo sogno, diventerà una questione di conti in sospeso per tutta la sua carriera. Il tecnico che comprenderà meglio il talento di questo giovanotto, che a Vercelli è già una star, sarà il conte ungherese Joseph Nagy, e gli insegnamenti di questo nobile magiaro, finito ad occuparsi di sport in Italia con importanti successi, segneranno tutto il suo calcio. Le bianche casacche, i nerostellati, l'ambrosiana, gli alabardati di Trieste, quel calcio di quegli anni è tutta epica e poesia, nel vero senso della parola, come quella contenuta nei versi delle 5 poesie sul calcio che Umberto Saba scriverà, ispirato dalla sua triestina, qui recitate dallo stesso poeta, oramai avanti negli anni, davanti ad una telecamera nella sua casa, un preziosissimo documento degli archivi Rai. Gol. Il portiere caduto alla difesa, ultima, vana, contro terra cela la faccia, a non veder l'amara luce. Ma è un altro calcio quello a cui pensa già Piola, poco eroismo e avanti con la modernità, manifesto degli adorati inglesi. A 20 anni ha già le idee chiarissime, nel calcio bisogna sempre, e naturalmente a suon di gol, guardare avanti, anche ad un prezzo salato. Eh sì, questo zio era Cavanna, famoso giaguaro, nei bei tempi, e io giocavo nel Provercelli, ma sempre in divisione A. Mi ricordo che c'è stata una partita a Vercelli, Provercelli-Napoli, con il Sallustro, Wojak, segna il Napoli, segno io, segna Provercelli, andiamo avanti, conclusione, alla finale 6-3. Io faccio 3 gol a mio zio. Mi ricordo che al quinto gol, il sesto l'ha fatto Seccatore,
Al quinto gol vado dentro per prendere la palla e gli dico dai, te lo porto io a metà campo che tu sei stanco, ma ha tirato un calcio che se mi prende... Cavanna era fratello di mia mamma, spiego perché è molto importante questo. I miei zii sono andati avanti 3 mesi senza parlarmi. Non si fanno le cose così agli zii, ma guarda che il gioco del calcio è quello, non si guarda tra parenti. Questo è... Piola in quegli anni è il giocatore più desiderato d'Italia, è il giocatore che tutte le società stanno sognando, ma allo stesso tempo è innegabile che i soldi inizino a contare e il calciomercato di allora, chiamiamolo così, abbia le sue leggi da rispettare. Piola è la pedina di scambio per poter restare a galla. Piola avrebbe sicuramente desiderato la scelta di Milano. Milano per una serie di motivi importanti, il primo dei quali è poter giocare con quello che era allora l'idolo delle folle ed era Peppino Meazza. È chiaro che quando era ragazzino così il guardare più su era guardare nell'Italia del nord. Stare al nord poi si diceva che poteva anche consentire un maggiore accesso alla nazionale. Di lui si è innamorato un'altra società che è la Lazio e in particolare sono innamorati i tifosi, molti dei quali fanno parte del regime, quindi sono nell'organigramma del regime di allora e quindi hanno un peso sicuramente importante nella scelta del giocatore. E la Lazio, vedremo, riuscirà a garantirgli il sogno nazionale. Vercelli però resterà per sempre la sua casa, lui per la città un eroe, mentre il calcio dopo l'era Piola vivrà sempre tempi difficili tra cadute, piccole rinascite. Allo spirito di Piola, Vercelli dovrà aggrapparsi nel 2010, quando solo la fusione con un altro club cittadino, la Pro Belvedere, consentirà di salvare dalla scomparsa il mito delle bianche casacche. Calcio, Pro Vercelli cancellata dal calcio professionistico, vanno in archivio 108 anni di storia e 7 scudetti. Gianfranco Bianco. Di moda Pro Vercelli, adesso ancora tutto in ballo e tutto in palio ancora, gliela può anche fare. La città sonnolenta a luglio aspetta la raccolta del riso. Gli imprenditori ci hanno provato a mettere insieme un po' di soldi per salvare la storica Pro Vercelli. Il disastro era previsto. Per la Covisoc, la commissione che vigila sulle finanze dei club, i conti non tornano. C'era una volta, 70 anni fa, quando nelle figurine della nazionale c'erano i giocatori della Pro Vercelli, Rosetta e Cavanna, campioni del mondo con Vittorio Pozzo nel 34. E poi altri due vercellesi, Ferraris e Piola, campioni nel 38. I giornalisti che amavano già le sintesi chiamarono la Pro le bianche casacche. In realtà i giocatori giocavano con le camicie bianche della domenica, le uniche che possedessero. Tra il 1908 e il 22 i campionati nazionali, allora c'era solo il Nord Italia, furono 7 scudetti. Il suo addio è il confine tra il prima e il dopo. Al Robiano, dunque, non ci saranno più domeniche di Serie A. Nell'estate del 1934, non ancora 22enne, saluta amici e parenti. Silvio lascia Vercelli, le sue terre, la sua passione per la pesca e la caccia, va alla Lazio per 250.000 lire, cifre da capogiro per quell'epoca, l'epoca in cui un altro piemontese, l'alessandrino Gilberto Mazzi, suo coetaneo, aveva fissato decisamente a meno il prezzo dei sogni. Se potessi avere 1.000 lire al mese. Fu, credo, più che altro un favore ai figli di Mussolini, che tifavano Lazio. Questo me l'ha certificato poi Muzeglio, che fu campione del mondo, che fu allenatore della Juventus, tra l'altro, e che era l'allenatore di tennis dei fratelli Mussolini. Una cadettina in pericolo. Tra i suoi ammiratori c'è il generale Vaccaro, prendere nota, già segretario del CONI e presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Nasce un'amicizia importante, mentre il nuovo presidente della Lazio, Gualdi, fa sognare i tifosi, soprattutto i gerarchi che affollano lo stadio romano del Partito Nazionale, presentando gli acquisti di Piola, Blason, Viani, Leverato e Ferraris IV. Quinto posto, lo scudetto inizia già ad essere un obiettivo, i derby con la Roma rappresentano per Piola già il palcoscenico più importante.
Il trasferimento a Roma aveva avuto sempre uno scopo, la nazionale. L'appuntamento con il destino cade nel marzo del 1935. L'infortunio a Meazza, campione del mondo nel 1934, spinge Vittorio Pozzo, che non era convintissimo delle doti di Piola, o meglio, le pressioni del generale Vaccaro, il presidente della Federcalcio, e l'infortunio spingono Vittorio Pozzo a convocarlo d'urgenza per la trasferta in Austria, a Vienna, al Prater. Gli azzurri non hanno mai vinto, ma c'è un problema: Piola non si trova. L'unico che sa dove trovarlo è l'amico portiere della Lazio, Blason, ex triestina e a caccia, e si narra per poco. Blason non rimedia un colpo di fucile perché Piola inizialmente pensa ad uno scherzo, e invece... Comincia la serie delle vittorie nel 1935. Con Pitto capitano, gli azzurri battono l'Austria al Prater. Fu la prima vittoria a Vienna nella storia del nostro calcio. Nel tempo che del famoso Wunder Team di Hugo Meis, una squadra che andava per la maggiore, che spopolava in Europa, e anche noi non eravamo di meno, in quanto si veniva da un campionato vittorioso mondiale svolto a Roma. In quella partita si può dire che ci hanno aggrediti, ci hanno assediati nella nostra area, ma non per tattiche prestabilite siamo ritirati, perché proprio ci schiacciavano, e si operava anche prima col contropiede. Difatti io centravanti ero a metà campo, marcato dai due terzini che giocavano metodisti nella zona centrale, che era sesta Smaus. Un'azione questa volta in linea con Ferrari, un'altra palla di Ferrari, sinistro, lo prendo bene, primo gol dell'Italia. Il secondo è stata un'azione personale, sempre di contropiede, a metà campo, un'altra palla lunga, vado via, sesta questa volta dietro che cercava di riprendermi, ma non mi ha preso, è arrivata un'altra e mi è uscito il portiere, l'ho scartato e ho fatto il secondo gol. La prima vittoria al Prater di Vienna e quell'impresa lo spingeranno verso i mondiali francesi del 1938, mentre la Lazio, con lui leader assoluto degli uomini gol, raggiungerà il secondo posto nella stagione 36-37, andando a sfiorare quello che sarebbe stato il suo primo scudetto, centrando il proprio miglior piazzamento in campionato antecedente alla Seconda Guerra Mondiale. Poi la conquista della finale di Coppa dell'Europa Centrale, dopo sarà Coppa Mitropa, persa nel doppio confronto con gli ungheresi del Ferencváros. 4-2 in trasferta, uno sfortunato 4-5 a Roma. L'incontro Roma-Lazio allo stadio, chiusosi dopo una partita aspramente combattuta con la vittoria dei giallorossi per 1-0. Nei giornali dell'epoca i tecnici si dividono intorno alla modernità di Piola, intorno alla sua propensione al calcio spalle alla porta, al calcio costantemente all'attacco. Era un giocatore eccezionale sotto il profilo della fisicità. Era il più alto di tutti già allora, infatti faceva tanti gol di testa, e poi aveva un fisico eccezionale che si faceva a largo nell'area di rigore anche con gomiti e spintoni. Era veramente un uomo di potenza, un centravanti di potenza. Ancora oggi, se uno vede fare un bel gol e ha la sfortuna di essere vecchio, a quello che esulta al fianco dice: mai visto un gol così? Dice: non hai mai visto i gol di Piola. Non puoi parlare di bei gol finché non hai visto. Dopo la maglia della Pro Vercelli, ecco, il sogno, come diceva lui, di ogni calciatore è quello di poter indossare questa eccezionale maglia azzurra. À Marseille, Italie, Norvège. Les Italiens, dont voici l'équipe, sont les grands favoris de la troisième Coupe du Monde. Piola, come spiega i pericoli corsi con la Norvegia? Ma quella, a dire la verità, è stata forse la più difficile. Seppure non era una squadra, diciamo, da grande levatura. Ma c'è dei retroscena che nessuno forse sa di questa partita. A noi Pozzo aveva fatto un certo discorso che ne abbiamo parlato, cioè che potevamo vincere anche i campionati del mondo anche del 38, però dovevamo fare qualche sacrificio. E l'ha elencati così all'ingrosso. Noi l'abbiamo presi alla lettera, che siamo stati, si può dire, 2 mesi in clausura, ma in senso generale. Ora, in questa partita non ci siamo trovati a nostro agio, cioè
ci ha fatto l'effetto opposto, perché io penso che nel calcio sono sempre le esagerazioni, questo vale in tutti i campi, perché si parla di bere un bicchiere di vino, due, qualcuno dice fa male. Fa male se si beve il fiasco o la damigiana, il bicchiere di vino, due bicchieri di vino non fa male. Come anche noi abbiamo esagerato, è il caso di dirlo, siamo stati proprio 2 mesi che le donne sono state eliminate. Ecco perché ci ha fatto l'effetto opposto. Poi siamo andati in campo, vedevamo 2 palloni. Naturalmente dopo la partita, che l'abbiamo aggiustata con quel gol mio in tempi supplementari, Pozzo l'ha capita, noi l'abbiamo capita. Viola, le panne des avançons. A un certo punto decidemmo di affrontare la questione con il commissario tecnico e con il medico federale per spiegare qual era il problema. E fecero resistenza perché il calcio e il sesso non si conciliano e noi protestammo, io ero il portavoce e ottenemmo soddisfazione. Insomma, risolvemmo il problema, dopodiché partimmo alla grande, battemmo la Francia e no, non ci fermò più nessuno. I dubbi di Vittorio Pozzo sul talento di Piola sono un lontano ricordo. Tra i due e con tutto il gruppo c'è un'unità di intenti eccezionale. Dopo lo spavento con la Norvegia, la scandalosa trovata goliardica, fu insomma concessa la libera uscita e, scrive Piola, ognuno la utilizzò nel modo che riteneva migliore. 2 gol alla Francia, la nazionale che deve difendere il titolo del 34, è così raccontata dallo stesso centravanti nelle sue memorie. Una grande famiglia, scrive. Il successo ha tratto origine dall'assoluto convincimento di poter affrontare qualsiasi rivale, qualsiasi, senza paura. Ma l'analisi anche sul piano calcistico, anche 50 anni dopo, è lucidissima. Noi eravamo chiusi in difesa, però aperti all'attacco. Chiusi in difesa nel senso che i 2 terzini erano chiusi al centro, i 2 mediani erano sulle ali, il centro mediano metodista, ecco il mezzo, era da regista, con le 2 mezzali faceva proprio la spinta sia in avanti sia per la difesa. Poi eravamo 3 attaccanti, soprattutto la sua larghezza, il centro avanti e le 2 ali. Al Mondiale di Francia Piola era arrivato conducendo a Roma una vita molto piemontese, si recava agli allenamenti con i mezzi pubblici, curava in modo maniacale la preparazione, la condizione, sicuramente oltre le abitudini del tempo. Di quel Mondiale, nei diari ritrovati dalla famiglia, c'è ogni dettaglio, ogni momento, anche privato, come la felicità stimolante di poter giocare finalmente con Meazza. E poi un telegramma arrivato da Vercelli, dallo zio Cavanna, ricorderete, preso a pallonate ai tempi della Pro. C'era scritto: tratta male i portieri avversari, male come tratteresti me. Firmato tuo zio. Fu una motivazione in più. Il piede vellutato di Peppino era qualche cosa che lui non poteva assolutamente avere in una grande squadra. Piola e Meazza erano dei fuoriclasse e si cercavano a memoria. E i francesi ci rispettano. Una squadra che, dopo l'iniziale inimicizia con il pubblico francese, indispettito dal saluto romano, aveva saputo farsi amare da tutti. La squadra che supera anche il Brasile in semifinale va verso la sfida con l'Ungheria in linea con le parole di Pozzo. Ho le mie idee, dirà il CT, ma conosco il mio dovere. Vittorio Pozzo era monarchico, non fascista, era sabaudo, alpino, tutto quel che volete. Il regime non lo sfruttò pienamente perché non si lasciò sfruttare pienamente. Stadio parigino di Colombe, finalissima della Coppa del Mondo 1938 fra Italia e Ungheria. La nazionale azzurra è pervenuta alla finale per il titolo mondiale battendo la Norvegia a Marsiglia per 2-1, la Francia a Parigi per 3-1, il Brasile a Marsiglia per 2-1. Ecco la squadra italiana che entra in campo per l'ultimo decisivo scontro. Questa la nostra formazione: Olivieri, Foni, Rava, Serantoni, Andreolo, Locatelli, Piavati, Meazza, Piola, Ferrari, Colussi. Ultima stretta di mano tra capitan Meazza e l'ungherese Sciaroci. Partiti. L'Italia si porta decisa all'attacco. Calcio Latino e Danubiano solo di fronte. Meazza illumina il nostro gioco. 6° minuto, discesa di Piola. Cross preciso, Colussi, rete. Italia 1, Ungheria 0. 7° minuto, Sciaroci in azione. I nostri si difendono con affanno. Rinvio corto di Rava, Zengeller.
Tico Sciarrete, l'Ungheria pareggiata. Sedicesimo, da Diavate a Piola, solo tiro, gol! Italia di nuovo in vantaggio. Rete, Colaussi ha fatto ancora centro, 3-1. Alla fine del primo tempo, il risultato appare ormai sicuro, ma gli ungheresi non sono affatto rassegnati. Ripresa, i danubiani si ammassano davanti ad Olivieri, Sciarossi, gol! L'Ungheria ha accorciato le distanze. La partita si accende, i nostri lottano a denti stretti, con impeto. Lungo rinvio di Foni, palla Piola, rete, rete! Italia 4, Ungheria 2. Dopo essere già stato mondiale nel 34 e olimpionica nel 36, ha confermato la sua superiorità in terra di Francia. C'est merveilleux quand on est tous les deux, le bonheur nous surveille. Pozzo non badava alle strategie, guardava al sodo, scriverà ancora Piola. Volontà e gol sono le cose che contano. Per la finale c'erano 20.000 italiani a Parigi, ma per Piola gli applausi di tutti. Un'ovazione continua, tanto che il presidente della Repubblica Francese in tribuna, Lebrun, aveva chiesto ad un suo assistente se in campo ci fossero dei francesi. Certo, gli fu risposto il signor arbitro Capdeville. Non ancora 24enne, Piola è in cima al mondo, è il Silvio Nazionale, l'icona del nostro calcio. Negli anni lo troveremo stilizzato in illustrazioni e francobolli, dall'Europa fino addirittura alla Guinea Equatoriale. Il mondo lo guarda, lui continua a guardare nel futuro, come aveva fatto a 16 anni in Serie A, la Pro Vercelli, come aveva fatto inseguendo il sogno dell'azzurro. Adesso aveva un altro obiettivo, gli inglesi. Nel 38 un primo assaggio non felicissimo, 0-3, con la sfida Inghilterra, resto d'Europa a Londra. Ma gli inglesi sono sempre stati, si può dire, io posso dire, i più forti, diciamo, dell'Europa. Anche in dato momento loro sdobbavano fin le squadre nazionali, non volevano nemmeno ai campionati del mondo. Perché erano forti, in quel tempo lì erano forti e noi non si riusciva a battere, si andava bene anche noi, perché era quei tempi dei, si vincevano i campionati del mondo, 34, 38. Perciò ecco perché non l'abbiamo battuta, perché veramente si... Ma sempre pareggio, perciò eravamo sempre così. Rientra da Londra con una valanga di appunti sulle strutture inglesi, sull'organizzazione del calcio britannico, sul banchetto consumato tutti insieme a fine gara. Comprende già quanto sarà difficile per noi raggiungerli, colmare le distanze. Scrive anche: non avevo mai visto una nebbia così fitta, e dire che sono di Vercelli. Da quella esperienza arriveremo al maggio del 1939, la prima amichevole tra l'Italia e i leoni britannici, con un suo gol 2-2, storico, ma di storico ci sarà anche dell'altro. Cerca il dribbling breve, serve ancora Valdano che si fa anticipare, ed è gol! Questo pugno che Maradona tiene alzato è chiaramente un pugno. C'è la gelida manina, resa celebre dalla Bohème, e c'è la beffarda manina, resa celebre da Silvio Piola. Io volevo fare, quei tempi, quando giocavo, quando andava bene, facevo delle rovesciate. E lì mi ero preparato per fare una rovesciata. Una palla veniva da 30 metri dall'area di rigore mia e veniva alta verso la porta. Erano 10 metri dalla porta. E mi preparavo per fare la rovesciata. Però il centro mediano, loro giocavano col sistema uomo contro uomo, si era appiccicato alle mie spalle e non mi lasciava cadere. Allora io cercavo di andare dietro per fare la rovesciata perché bisognava cadere, non è stato possibile, ecco che ho dovuto cambiare idea. L'ho colpita di pugno, ho fatto finta di saltare di testa, l'ho colpita di pugno, mi è andata bene, l'ho presa bene, è andata nell'angolo. Era il 2-1 di Italia e Inghilterra. Dal filmato ufficiale i fotogrammi del momento preciso di quel pugnetto proibito sono spariti. Chissà, tempi di delicata diplomazia e di delicati rapporti internazionali. Il primo tempo disse Inghilterra, il secondo disse Italia. Permessa la carica al portiere, Made in England, Piola giocò subito all'inglese. Questa è stato Piola a metterla nella rete. L'euforia, la gloria vestita d'azzurro fanno i conti con anni difficilissimi. L'Italia è ufficialmente in guerra con il discorso di Mussolini del 10 giugno 1940.
Tensione e preoccupazioni, il clima in Europa certo non è più quello giusto per le gare oltre confine. Il paese vive sul filo della tensione, ma il calcio conserva determinato il suo rito domenicale. Dopo Gualdi, intanto, alla guida della Lazio nell'era Piola, Baselli, Zenobi, Ercoli, Minotto, cinque presidenti, tanti cambiamenti, una delle ragioni del mancato decollo della squadra, del progetto, diremmo oggi. Nonostante il contributo importante del numero 9, che sarà ancora il capocannoniere del massimo torneo, nel 1943. Media gol impressionante, 21 reti in 22 partite. Lui con me un giorno parlando, in età diciamo avanzata, mi ha detto che lui vedeva la porta larghissima, per quello tentava sempre il tiro, che la vedeva non 9 metri, ma 18-20 metri larga. 1943, l'inizio del periodo d'oro del grande Torino. La sua carriera somiglia, e lo vedremo, ad un castello di destini incrociati. Un altro indizio, già nel 41, quando per sua mano il Novara era retrocesso in Serie B. È l'anno di un'altra foto indimenticabile, quella della squadra stretta intorno a lui, autore di due gol, nel derby contro la Roma del 14 marzo. Al campo Testaccio, in un'atmosfera di accesissimo tipo sportivo, si svolge l'incontro Roma-Lazio. Una ferita alla testa, dopo pochi minuti, lui che rifiuta l'ospedale segna due reti con la benda intrisa di sangue. Un ritratto che lo consegnerà alla storia come un gladiatore. La Lazio, perché io non ho mai giocato in grande squadra, io ho fatto diversi gol, anche dei record, ma sempre in squadre deboli, provocelli. Poi sono andato là, era mezza mezza, ma non mi siamo mai arrivati a prendere un campionato. Che centrattacco! Lui e la Lazio, 149 gol, una storia che durerà per sempre. Orgoglio di appartenenza reciproca, il Silvio del dopocalcio uscirà dal suo riservato ritiro vercellese in pochissime occasioni ufficiali, ma non mancherà alla festa scudetto dei biancocelesti nel 1974. E sarà il giornale Lazialità ad avviare la campagna perché al centravanti siano riconosciute le 16 reti realizzate nel primo campionato del dopoguerra, quello diviso in due gironi. Che centrattacco! Oh 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 oh, tu sei un cerbiatto. Già, la guerra. Quei mesi che chiudono a Roma il suo nono campionato in bianco celeste rappresentano un drammatico precipitare di eventi. Silvio è a Vercelli per le vacanze. Ci resterà con l'Italia ben presto spaccata in due dalle crepe della guerra. Talmente spaccata in due che un giorno si raccontò che Piola era morto. Furono celebrate messe, cerimonie, sarà invece lui stesso a comunicare poi la sua esistenza in vita, conservando così un altro primato, l'unico calciatore ad aver giocato altri 7 campionati dopo il proprio funerale. Il calcio insieme al paese sotto le rovine della guerra, i campionati sospesi, ma il pallone resta un buon modo di evadere da quei giorni neri del secondo conflitto. Nascono campionati spontanei, in quello dell'Altitalia c'è anche il Torino Fiat messo in piedi dal presidente Ferruccio Novo. Piola arriva una grande Torino che si chiamava Fiat, Torino Fiat, perché la Juventus era Cisitalia, una filiale nobile, snob della Fiat. Il Torino era Fiat, il modo per intruppare i giocatori in un ipotetico fasullo ma creduto elenco di lavoratori necessari all'economia italiana e impedire quindi la deportazione in Germania. Ecco. Io ho giocato anche nel campionato di guerra 43-44 nel Torino e si stava formando il Grande Torino, era un campionato Altitalia. Ma lì c'è stato dei risultati, mi ricordo sempre una partita 3-0 perdevamo, dopo 20 minuti eravamo già 6-3, ma 9-10 gol, una cosa che io mai provato, perché prima si andava via quando si poteva, lì si andava via quando si voleva.
Spenti gli ultimi fuochi della guerra, i calciatori, come ha stabilito la Federcalcio, devono tornare alle proprie società d'origine. Ma a Roma la dirigenza della Lazio comunica una decisione che dividerà per anni il popolo biancoceleste. Piola, considerato oramai vecchio, viene ceduto alla Juventus. La vicenda di Piola è strana effettivamente. Ricordo la linea d'attacco, sentimenti terzo, Borel, Piola, Corsi a spada vecchia. C'era una burocrazia che sovrintendeva le squadre. Piola era un elemento, un lavoratore, ecco. Non so adesso, non ho mai parlato con Novo, ma credo che fosse difficile allora fare qualcosa autonomamente. Per questo Novo passò per mago, perché riuscì a cominciare. La costruzione del Grande Torino senza tener conto di obblighi di partito, gerarchie, tutto. La donzelletta torna alla campagna, leggendo la Gazzetta dello Sport. E come ogni ragazza lei va passa per meazza, che farete a tempo di foxtrot. Sfiorò lo scudetto, sfiorò due volte, soprattutto una lo scudetto, arrivando secondo ad un punto dal Grande Torino. Era una Juventus che doveva rimettere insieme i pezzi, che nel dopoguerra non era facile rimettere, mentre il Torino aveva già un'intragliatura collaudata. Però vinse il primo dei due campionati giocati da Piola nella Juventus per un punto. Quindi vuol dire che anche Piola, con i suoi 16 gol, riuscì a far sentire il peso di un bomber mitico, di un grandissimo centravanti. Piola ossenta vistosi fremiti. I terzini Spadoni e Ricci combinano la trappola vivente in cui Piola si impiglia. La lezione gli è servita, ma c'è Spadoni. Un passo di più e sarebbe stato rigore. E lui capì che insomma avrebbe dovuto essere parcheggiato alla Juventus per rimanere, perché c'erano dei giovani che incalzavano. Ormai il destino di Boniperti era segnato, come quello di Piola, su un viale di un tramonto che ormai si intravedeva, anche se a volte ci sono dei tramonti bellissimi, sono dei tramonti che sono meglio delle albe. L'uomo più marcato d'Italia, scriverà nelle sue memorie Vittorio Pozzo. Con la Juventus di nuovo lo scudetto solo sfiorato, un vercellese che deve lasciar spazio ad un novarese di Barengo, Boniperti. Tricolore imprendibile. Pensate però che proporzioni avrebbero potuto assumere i suoi record se la guerra non gli avesse negato, in pratica, due campionati italiani e due coppe del mondo. Il destino, il crudele gioco del destino, aveva accettato la Juventus dopo aver partecipato alla nascita del mito del Grande Torino. Chissà, sono i puntini sospensivi che, come sempre, fanno la storia. Maggio 1949. Questo rimaneva della più grande squadra italiana, frammenti e simboli della loro esistenza di atleti e di uomini. Si apre un documento, è il passaporto di Bacigalupo. I tanti trofei restano soli come in un piccolo museo. L'Italia intera riporta in quei giorni un autentico shock, mentre qualcosa si spezza nel filo della ripresa calcistica e si apre una frattura che non sarà mai più risanata. Per anni ho pensato di aver assistito ai funerali del Grande Torino, io non c'ero, invece era l'impatto suscitato dal racconto di mio padre guardando o i giornali o le foto, perché lì c'erano i suoi compagni, i suoi amici e quindi i suoi compagni di nazionale, quindi effettivamente questo è stato un dolore grandissimo per mio padre, sì. Estate del 1947, lui sta per compiere 36 anni. In pochi credono alla sua longevità, non hanno invece dubbi a Novara. Gli azzurri sono in Serie B, ce li aveva spediti la Lazio, proprio con Piola, con i suoi gol qualche anno prima, in un testa a testa per la salvezza. Salvarli ora dalla Serie B sarà il suo compito, tornando ai luoghi della gioventù. Sur padrun dalle belle braghi bianche, fora le palanche, fora le palanche. Ritorno a quegli odori, a quella pianura piemontese che si sta rimboccando le maniche dopo la distruzione della guerra. I panorami che qualche tempo dopo saranno resi celebri sul grande schermo da Silvana Mangano e Vittorio Gassman. Non attendiamo come un eco, la tua di tua fantasia.
con i suoi gol è riuscito non solo a portare il Novara in Serie A, ma a ridare a Novara una certa dignità di calcio, perché allora eravamo stati in Serie B, quasi in Serie C. Lui, venendo qui a quell'età lì, ha coagulato intorno a sé un gruppo di giocatori novaresi, vercellesi e qualcuno anche che veniva da fuori, e ha formato lui, non dico lui, ma con i tecnici, una squadra veramente competitiva, anche se con mezzi modesti, mezzi finanziari modesti. Un declassamento che è assolutamente un super campione come Piola non meritava. Però Piola nel Novara ebbe una seconda straordinaria giovinezza che lo portò a fare ancora delle belle imprese e una lunga cavalcata in Serie A. Riconquistata la Serie A, Piola e Novara se la terranno insieme, stretta per altri 6 anni, anni in cui il centravanti continua a sorprendere, la sua longevità fa titolo. L'Italia che deve rinascere all'insegna della gioventù sul piano sportivo deve inchinarsi al talento di due vecchietti come il centravanti e un altro volto più che noto dell'epoca come Gino Bartali, che nel 1948, secondo una leggenda, poi non tanto leggenda, vincendo il Tour de France, aveva salvato o almeno distratto l'Italia dal rischio di una guerra civile. Lui va avanti con il credo di sempre, segnare e guardare al futuro. Persino una rivista scientifica si occupa del caso Piola, provando ad indagare i segreti della sua gioventù con questo schema fotografico da uomo vitruviano. Mio padre era totalmente padrone del suo corpo, era l'amministratore di se stesso. Una volta i calciatori erano così, al massimo il massaggiatore poteva avere l'accesso a questo spazio. Forza, forza Piola, lo stadio è tutto un solo grido, forza Piola. L'Alcarotti, il vecchio stadio comunale, è il suo regno. Piola diventa anche un celebre motivetto scritto da Dampa e Antonioli. Biglietti sempre a ruba per le partite casalinghe con il petisso Bruno Pesaola, sul quale proprio Piola aveva scommesso dopo un infortunio, convincendolo a trasferirsi da Roma, costituiscono una coppia entusiasmante. Dopo 14 anni dal trionfo mondiale c'è ancora tanto azzurro nel destino del centravanti. Nel biennio 51-52 record di presenze e di reti, ben 37. Per gli sportivi. Matteo Odone, testa di Piola, traversa, rovesciata, gol! E di chi se non di Piola? Ecco il gol. Anche Piola ha messo lo zampino nell'azione che Pesaola conclude con questa irresistibile ripresa al volo. Ancora Piola e ancora Pesaola, ma il tiro dell'ala è deviato. Lui vercellese, all'età di 22 anni, avrebbe sofferto in maniera terribile una sfida di questo tipo. Mentre invece all'età in cui si presenta Novara, quindi sicuramente già un vecchio campione affermato, è idolo dei tifosi, tanto è vero che molti vercellesi vanno a vedersi anche le partite del Novara per vedere lui. Ed è questa una cosa meravigliosa, attualmente impensabile. E mi ricordo benissimo soprattutto il 300° gol che segnò il 19 marzo del 52, un mercoledì festivo di San Giuseppe che allora si festeggiava. Le segnò su rigore al famoso portiere Moro della Sampdoria. E tirarono fuori da sotto la panchina un pallone con scritto 300 con la calce, che si vede benissimo nella foto, e lo lanciarono in mezzo al campo. L'arbitro Pieri di Trieste fermò il gioco, strinse la mano a Piola, anche i giocatori della Sampdoria festeggiarono Piola, tutto il pubblico, fu una grande festa. Una squadra che a Piola come capitano non si arrende per così poco, neppure dopo che Pesaola si è mangiato un gol come questo. Una spaccata simile riesce soltanto a un Piola, ma Pesaola insiste. Piola non sarebbe lui se non facesse buon viso all'arbitro che gli ha annullato il gol. Silvio, sei grande. Lo scudetto è andato, ma c'è un'altra missione: battere l'Inghilterra. All'Italia riuscirà soltanto nel 1973. C'era andato vicino ispirando, precedendo Diego Armando Maradona. Ma in quegli anni incredibili di Novara ci sarà ancora un'ultima occasione. Azzurro a 39 anni. Dopo di lui soltanto, ma soltanto dopo, Dino Zoff. Quella di Firenze, lì il commissario tecnico della squadra nazionale era Carlino Beretta, e mi ricordo che ha fatto 3 allenamenti, invitandomi sempre agli allenamenti.
Io non ho voluto partecipare agli allenamenti perché non volevo nemmeno fare la partita, anche perché c'era un giornalista, un certo Gianni Brera, che poi è del mio paese, tutti lo conoscono, un certo Brera, un polemico, non finire, che sia chiaro. Allora ha fatto una campagna proprio contro. Io mi guardavo come dire, ma mi manca una gamba, mi manca un occhio, ma cosa ti ha preso? Cioè lui sosteneva che lei era... Che lei non ero più idoneo a fare Italia-Inghilterra. Invece questo Carlino Beretta mi ha insistito, ho partecipato alla partita, la partita è andata bene, 1-1, me la son cavata come degli altri. Era la prima riga dei famosi 5 centravanti. Gioia per 100.000 qui e per milioni in ascolto attorno alle rane. La partita un po' così, avevamo questa Inghilterra che non battevamo mai, si potentava la stregoneria col vecchio signore. In tutti gli stadi in cui lui gioca, la gente urla il suo nome e invoca la nazionale per lui, anche se sta segnando contro la squadra dei tifosi che lo acclamano. L'Italia ha vinto la scelta del campo. Il vecchio capitano azzurro si è ripresentato agli inglesi con questa prodezza non premiata dalla sorte. 18 maggio 1952, il congedo dall'azzurro fa onore al grande campione. Tra i migliori in campo, costretto ad uscire per un intervento sconsiderato di un difensore inglese, qualche volta anche loro dimenticano il fair play, scriverà poi. Adesso gli azzurri potrebbero vincere, ma l'arbitro nega il più giusto dei calci di rigore. Guardate, è più braccio di così. La folla si è ancor più esaltata e commossa sul finire quando, falciato da un avversario e costretto a lasciare il campo, ha voluto farvi ritorno a tutti i costi. E anche da Zoppo è riuscito a rendersi utile alla squadra. La folla lo ha ripagato di tanta abnegazione portandolo in trionfo. Ancora più onorevole la sua uscita dal palcoscenico della Serie A. Ultima data 7 febbraio 1954, 40 anni, 6 mesi, 9 giorni. Il vecchio stadio di Via Alcarotti esplode per il suo gol dell'1-1 definitivo contro il Milan. Passano appena 2 minuti e Piola pareggia con un'astuta puntativa. Tifosi in delirio e abbracci al vecchio capitano che a 40 anni sonati è ancora un asso. Curioso, altro incrocio del destino, sarà proprio un calciatore dei rossoneri ad infrangere questo primato, ma solo dopo 53 anni. Alessandro Costacurta, assegno 41enne su calcio di rigore in Milan-Udinese del 19 maggio 2007. Ma in quel freddissimo pomeriggio d'inverno a Novara l'orologio si è fermato, lancette bloccate su un primato impossibile da scalare. Ci ha lasciato la lezione di un calciatore che, seppure in anni diversi, è riuscito a concludere la sua carriera a quell'età. L'uomo viene descritto da quelli che lo hanno avvicinato come un uomo preciso, metodico, molto serio. Direi che questa sua cultura piemontese un po' calvinista ha segnato tutta la sua vita. Una carriera assolutamente invidiabile, la Coppa del Mondo alzata al cielo, che è il sogno di tutti i bambini. L'unica cosa forse che gli è mancato è lo scudetto, ma forse ha passato troppo poco tempo alla Juventus. Ah, sicuramente un personaggio anche molto romantico, anche in fondo, se vogliamo, quella sua rovesciata che tutti quanti noi vediamo è il simbolo, diciamo, di un calcio romantico. Era un uomo, diciamo, figlio di un tempo in cui i valori sportivi, i valori dello sport, del calcio, dell'attaccamento anche alla maglia che portavi erano molto importanti. Soprattutto ricordo l'uomo, ma il campione non solo come giocatore, il campione della vita, perché è rimasto nei cuori di tutti, non solo i laziali, ma di tutto il mondo del calcio, per il suo atteggiamento, per il suo modo di pensare, di vivere questa sua realtà. Ritengo che sia una persona che possa costituire un punto di riferimento per i giovani, come esempio di vita, come esempio di atleta, per chi vuole esattamente esaltare i valori dello sport. È ancora vivo qua a Vercelli, è ancora vivo in tutta Italia, direi ancora vivo nel mondo per i successi che ha avuto. Piola è rimasto, credo, indissolubilmente legato a questa bianca casacca che ci onoriamo di portare. Il più leggendario dei cannonieri che il calcio italiano ricordi, un,
giocatore che ha fatto la storia del calcio italiano, sia per le sue gesta atletiche, per quelle tecniche, per la capacità sempre di trasferire un'immagine positiva nei club dove è stato. Era Piola prima di Maradona, prima di Sivori, prima di Zoff, primo in tante prime volte, primo a scrivere tante cose e tanto attuali di calcio. Anche nel suo dopo partita, da allenatore, da osservatore della federazione, da docente di calcio, in quella valigia decine di pagine, di appunti, di resoconti, schede, metodo, analisi rigorosa della preparazione e dell'avversario, aveva intravisto un altro calcio, il calcio dei nostri giorni, ma probabilmente il nostro calcio non era ancora pronto. Mio padre era riservato, schivo, invece molto affettuoso in ambienti domestici, ma molto deciso, tenace e poco incline ai compromessi, questo sicuramente. Quindi può darsi che certi modi di proporre in qualche modo la sua esperienza possano anche essere stati giudicati nel passato in modo negativo. Portando più uomini avanti, prima di tutto si dà spettacolo e poi si insegna anche di più, sia chiaro. Perché c'è una statistica di gol segnati dal 30 adesso, siamo partiti a 1000 gol, siamo arrivati al campionato attuale di 500 e qualche cosa, c'è una diminuzione di 400-500 gol, ma è il gol che porta allo spettacolo, il gol che fa esaltare lo stesso giocatore e il pubblico. Vinci tre partite in Italia diventi un mago, ne perdi quattro diventi un cretino qualunque, le vie di mezzo non ci sono. Nell'interesse del calcio italiano, soprattutto prima di fare una squadra ci vuole degli anni, lasciarle al loro posto, ma ne guadagnerebbe il calcio italiano. Non era un, come dicono i latini, laudator temporis acti, un lodatore, elogiatore a tutti i costi del tempo passato. No, era uno lucido, tranquillo, aveva un discreto eloquio, non indulgeva al piemontese neanche quando gli sarebbe stato utile, forse almeno con me, per certi chiarimenti. No, mi era sempre piaciuto, era normale, era un normale. Oggi un normale è un imbecille, quindi è reputato una nullità, ecco. Ma oggi poi non parlano in compenso i giocatori, parlano gli agenti. Era una passione totale a 360 gradi, non a caso gli ultimi anni della sua carriera e della sua vita li dedicò ad insegnare il calcio e la sua attività preferita era insegnare il calcio ai più giovani. E questa è una cosa assolutamente unica, sono pochi campioni che umilmente si mettono al servizio degli altri. I gol sono in mia direzione, la gente però va uguale, io alzo le mani, però cerchiamo di equilibrare bene queste forze in campo, di portare qualche uomo in attacco, di fare come gli inglesi, i tedeschi, attaccare in cinque e difendersi in cinque. Questo sarebbe, diciamo, il vero gioco. Dovrebbe naturalmente essere quello del futuro, ma che sia chiaro, adesso si parla di cambiare questo gioco, ma non si cambia un sistema di gioco dalla sera alla mattina. Una vita lunghissima che pure arriva alle pagine finali con una rapidità sconvolgente. 1996, la malattia incurabile e il 90esimo di una partita che però i suoi record, il suo esempio, rinvieranno per sempre ai tempi supplementari. Mio padre è morto di Alzheimer e un Alzheimer secondo me un po' anomalo, nel senso che se l'è portato via troppo in fretta. Adesso ci sono dei ricercatori inglesi che stanno facendo degli studi tra esiti cerebrali, insomma queste persone giocavano con dei palloni pesantissimi, ancora più pesanti di cuoio quando era il cuoio era bagnato, con delle cuciture incredibili, insomma. Anche quando era molto malato questa palla la riconosceva perfettamente ed è bellissimo, una sera mio figlio era in cortile e lui l'ha visto e allora, infatti lo scrive nel libro Michele, ha preso questa palla e ha cominciato a lanciargliela per il colpo di testa. Questo è stato il loro saluto ed è così che mi piace ricordarlo. Solo me ne vo per la città.
passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te che più non ho. Ogni viso guardo non sei tu, ogni voce ascolto non sei tu. Dove sei perduto amore, ti rivedrò, ti troverò, ti seguirò. Io tento in vano. Piovente sulla destra, velocissimo Serantoni, sorpassa il mediano sinistro Mercer. Colpo di testa al centro, entra Piola, rovesciata, rete. Il primo amore non si può scordare. I ragazzi della Lazio allenavano ovviamente la prima squadra e quindi ogni tanto mi toccava l'ingrato compito di marcare Piola. Ogni volta che mi faceva un gol, quando tornava verso il centro del campo, mi faceva una carezza. Il vero amore, il grande amore. Merda va a tirare au but. No, il Serpiola si marca a but magnifique. Solo bene vo per la città. Ma mi ricordo che quando giocavo io non avevamo proprio niente. Perciò eravamo tutti i giorni su quei campi, ma con palle, quando avevamo di gomma era la festa Napoli, che campi ce n'è ancora, ma non vanno più a giocare, c'è meno, diciamo. Poi anche con l'avvento degli stranieri ha chiuso un po' la porta, che sia chiaro.